Shalom a tutti. Il Fabrengen è un raduno chassidico che i chassidim si radunano insieme, augurano le chaim uno all'altro e ognuno rafforza l'altro nel servizio divino, nella osservanza dei mitzvot, nello studio della Torah. Allora, il Fabrengen significa anche un acronimo in inglese, entra parole già in Yiddish, però in inglese è un acronimo. Far bring in, sarebbe dire uno magari ha studiato un concetto molto elevato, e però per internalizzarlo ci vuole una fatica, un lavoro. E dunque il Fabrengen è una cosa che ti aiuta a prendere concetti elevati che sembrano distanti, lontani a te, e portarli, interiorizzarli profondamente, che diventano parte della tua vita concreta quotidiana. E dunque il Fabrengen di Seudah Shlishit, il terzo pasto di sabato, che si fa di solito tra Minchah e Arvit, non pranzo ma una cena presto, il Fabrengen di Shabbat Mevarchim, devono essere fatti in sinagoga, sono eventi pubblici. Mentre il Fabrengen che si fa sabato sera, quando finisce il Shabbat, si usa a mangiare il pasto di Melav e Malka. Questi Fabrengen sono Fabrengen privati, si fanno, bisogna fare nelle case dei Hasidim. Poi chiaramente il Rebbe negli ultimi anni ci ha incoraggiato di fare un Fabrengen in onore del nostro compleanno, perché quando è il nostro compleanno si fa un raduno con tutti gli amici, prende un po' di mangiare kasher, un po' di lechaim, e ognuno si augura all'altro, uno rafforza uno l'altro, e la persona che ha il compleanno dà una benedizione a tutti quanti, che lui è il suo mazal più forte, e anche prende delle buone risoluzioni. Il mio compleanno sarà tra poco, allora ho colto l'occasione per farvi ricordare questo minhag di Yom Hulehedet, di fare una lode a Dio, ringraziare Dio che ci ha dato ancora un anno di vita, prendere buone risoluzioni per riparare le nostre azioni del passato, quelle che sono mancate, quelle che erano sbagliate, e condividere la gioia, fare le chaim con tutti i nostri amici. Shalom a tutti!